Il filo azzurro, il grande racconto della storia della nazionale italiana, partita per partita, giocatore per giocatore, episodio per episodio. Sto ricostruendo la storia degli azzurri dalle origini e su questo canale trovate una playlist già ricca di parecchi video che ricostruiscono tutte le partite, tutti gli eventi della nazionale italiana fino alla partita protagonista del video di oggi. Partita del 1920, la prima partita dopo la fine della prima guerra mondiale. Vi ho parlato degli eventi della prima guerra mondiale collegati agli azzurri col video dedicato ai caduti. Finalmente, siamo nel gennaio 1920, il pallone torna a rotolare e ci scontriamo con le altre nazioni non più sul campo di battaglia ma sul campo di calcio, ed è molto meglio. La prima avversaria scelta per ripartire, e come vedete siamo nel 1920, quindi è passato più di un anno dalla fine della guerra, ma ci è voluto tempo per organizzarsi, è la Francia. La Francia è una nazione amica perché ha combattuto dalla parte dell'Italia durante la prima guerra mondiale e vicina, e questo è molto importante perché i trasferimenti all'epoca erano molto complicati e lo vedremo subito. Si decide di ripartire da Milano. A Milano si gioca al Velodromo Sempione. Sapete, ve l'ho raccontato tante volte in questi video, che era un continuo rimbalzarsi il dominio della federazione tra Milano e Torino. In questo momento è Milano prevalente. E il campo scelto, lo stadio scelto, è quello del Velodromo Sempione, che era stato creato prima della Prima Guerra Mondiale e che sarà poi demolito. Un campo che aveva due tribune in legno coperte, settori ricchi, e due gradinate in cemento scoperte. Un campo polisportivo, un bel campo, non il più grande campo dell'epoca, ma un bel campo. La Francia, ve lo dicevo prima, i trasferimenti erano complicati e incontra un grande problema di trasporti, perché la linea ferroviaria è interrotta e quindi deve fare un lungo giro attraverso la Svizzera e arriva allo stadio solo due ore prima dell'inizio della partita. Per questo motivo al suo ingresso in campo sarà salutata da un grande applauso, perché c'era stata tanta paura di non vederli. Anche perché era circolata voce, e la voce era reale, che se non fossero arrivati ci sarebbe stata una amichevole sostitutiva tra l'Italia e la rappresentativa nazionale militare, ma non era esattamente quello che volevano vedere gli spettatori. Questo ritardo aveva determinato un blocco alla vendita dei biglietti, perché si aspettava di vedere cosa sarebbe successo, e quindi quando ripartono le vendite ci sono descrizioni di una folla che si accalca per acquistare i biglietti, c'è tanta voglia di vedere la nazionale. E tra l'altro sono segnalati, la stampa ci segnala tifosi arrivati da Genova, da Torino, da Alessandria. Abbiamo appena detto che i trasferimenti erano complicati, quindi muoversi così tanto per una partita amichevole di pallone vuol dire che c'era tanto amore per la nazionale. E i biglietti costavano, diamo questo dato, 5 lire tribuna popolare, quindi gradinate scoperte, quelle in cemento, 10 lire settore VIP al coperto, non ti bagni, anche se quella sarà una giornata di sole. E in caso 70.000 lire, spettatori 14.000. Ci sono dei problemi perché la grande folla che vuole comprare i biglietti fa sì che i biglietti vadano esauriti, e a un certo punto gli organizzatori alle 15.15 comunicano a voce a chi è in coda: i biglietti sono finiti. Ma fanno finta di non darsene per inteso, vanno avanti a comprare i biglietti con i bigliettai che evidentemente non avevano sentito nella gran folla, e allora per evitare problemi si decide a breve di chiudere i cancelli in modo che non si possa più entrare. Una scelta che può sembrare iniqua verso chi magari voleva entrare, ma molto saggia. Sappiamo che in epoca più recente aver fatto entrare gente senza biglietto o gente col biglietto magari ma più di quanto potesse contenere lo stadio ha determinato delle tragedie, penso a quello che è successo in Inghilterra a fine anni 80, quindi i dirigenti dell'epoca italiani si dimostrano previdenti e fanno la scelta giusta. Questo non toglie che nello stadio qualcuno in più probabilmente era entrato, tanto è vero che i dirigenti della FIGC, quando accompagnano la delegazione francese, scoprono che sui posti a sedere della delegazione francese sono già appollaiati dei tifosi italiani che vengono fatti sloggiare con le buone e si trova una sistemazione per tutti. Tra il pubblico ci sono anche Leone Binaschi, ex della Provercelli della Nazionale, e a fare il guardaline è il grande Milano Primo, il capitano. Provercelli, Italia, è come se oggi Cannavaro facesse il guardaline di una partita nazionale. Erano altri tempi. Milano Primo poi vedremo che avrà un ruolo ancora nella Nazionale nelle partite successive. L'arbitro è lo svizzero John Forster, un nome che tradisce una possibile origine britannica, ma non ho trovato informazioni su di lui, proprio non sono riuscito. Problemi. La Francia si presenta con un'unica maglia, azzurra. Noi sappiamo che la Francia gioca in blu, le cronache dell'epoca dicono azzurra, fotarsi che fosse scolorita. Pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, i colori della Francia. L'Italia però non ci aveva pensato a questo particolare, erano altri tempi, e si è presentata con una sola tenuta. Problema risolto grazie all'intervento del dirigente della Unione Libera Calciatori, che era da Ulick,
La sigla è un po' diversa, non ricordo il nome esatto, ma usiamo la sigla. ULIC, che era l'unione indipendente della FIGC che gestiva il calcio giovanile e il calcio, diciamo, delle categorie più basse che servivano a far crescere i giovani. E i dirigenti di questa federazione forniscono una muta bianca, ecco, di ritaggio con questa muta bianca che non era della nazionale, quindi trovata all'ultimo momento. Il figlio di Checco Zelli in un'intervista ha raccontato che suo padre non ebbe neanche i pantaloncini bianchi, ma giocò con i pantaloncini neri. Quindi una situazione molto curiosa. Erano altri tempi. La partita si deve giocare appunto in una giornata di sole e la Francia, diciamolo pure, era una nazionale che l'Italia era già riuscita a battere prima di questa partita, quindi non un avversario insormontabile, però era una partita fra squadre che uscivano dalla guerra, che non si conoscevano, quindi c'era molta incertezza su quello che avrebbe potuto essere l'esito della partita, l'esito del campo. L'Italia ha una commissione tecnica, lo sapete che all'epoca andavano di moda le commissioni tecniche. Io vi cito i personaggi della commissione tecnica, come sapete, quelli che ho già presentato nei video precedenti, vi rimando ai video precedenti per conoscere la loro biografia, così valorizzate il mio lavoro. Vi presento sempre quelli nuovi. Abbiamo Nino Resegotti, che sarebbe Vincenzo Resegotti, Francesco Mauro, Edoardo Pasteur, Franco Varisco, Giuseppe Varetto, Romildo Terzolo Terzolo, non sono riuscito a capire come si pronuncia, e Dino Hess. Ovviamente se accettano suggerimenti sulle cose che possono essere sbagliate. Tenete anche conto che queste ricerche, che sono complesse, perché sono ampie, sono suscettibili di errori, soprattutto sui dettagli. Io sono ben aperto a tutti i suggerimenti e le correzioni. Magari ci fosse un lavoro di community, come si dice, per migliorare la qualità di questi video. Allora, parliamo un pochino di questi personaggi. Nino Resegotti in questo momento è allenatore dell'Inter, è entrato a far parte della commissione tecnica, era stato anche arbitro, ma lo avete già incontrato. Francesco Mauro, altro personaggio già incontrato, in questo momento era diventato anche lui membro della commissione tecnica dell'Inter, poi presidente, sarà un importante dirigente della Federazione Italiana. Pasteur non ha bisogno di presentazione, abbiamo già parlato tante volte, è un personaggio storico del calcio italiano. Franco Varisco, che sembra un accorciamento di Francesco, è stato nella nazionale, quindi l'abbiamo già incontrato e come raccontato all'epoca è stato anche dirigente accompagnatore della nazionale di basket. All'epoca ci si scambiava fra i vari sport. Giuseppe Varetto, fondatore del Torino, famoso perché era zoppo. Terzolo o Terzolo era presidente degli arbitri genovesi. E poi Bino Hess, figlio di immigrati tedeschi, avvocato. Dirigente anche nel tennis, è stato prima giocatore e poi presidente della Juventus ed è un personaggio storico della Juventus. Quindi, come vedete, Juventus, Inter, Torino sono più o meno rappresentati i club più importanti. Pasteur, figure legate al Genoa. Nella Francia vi dico subito che il migliore in campo sarà Henry Bird, che si spicca perché era un architetto, perché come spesso capitava all'epoca i giocatori erano dilettanti, quindi è un architetto di Lione. E parliamo della nazionale che scende in campo. Gli azzurri si schierano con alcuni volti noti e con alcuni volti nuovi. Come detto, dei volti già noti, non vi ripeto la biografia, però citiamoli: ci sono De Vecchi, Carcano, Ara, Berardo e Cevenini terzo. Tra l'altro, vi vado a leggere la formazione. Come vedete, io tra l'altro mi sto aiutando con gli appunti perché a me piace fare video a braccio, ma quando la mole di materiale sale così tanto, non ce la faccio, perciò mi devo appoggiare con gli appunti. Dal mio almanacco Panini, io ho la collezione almanacchi Panini, di cui sono molto geloso. Domenica 18 gennaio 1920, ore 14:30, la formazione azzurra. Cameroni in porta, Ticozzelli, De Vecchi, Terzini, Ara, Carcano e Lovati, mediani. Berardo all'ala destra, Bergamino all'ala sinistra, Aebi e Cevenini, terzo, interni, Brezzi di punta. Ora, andiamo a descrivere i giocatori nuovi, quelli di cui non vi ho ancora parlato, perché appunto De Vecchi, Carcano, Ara, Berardi, Cevenini terzo li avete già conosciuti. Cominciamo da Guglielmo Brezzi. Guglielmo Brezzi è famoso per essere stato il cugino di Banoncieri, ma sarebbe molto riduttivo definirlo solo il cugino di Banoncieri, che è stato un grande giocatore che incontreremo nella storia nazionale italiana, perché Guglielmo Brezzi era un signor giocatore che ha legato la sua carriera anche alla vicenda dell'Alessandria e del Genoa, e che era forte, un ottimo giocatore, e che morirà giovane di malattia. Aveva molto giovane, portato via da una malattia a 28 anni, se non sbaglio. Era un giocatore che aveva senso del gol. Abbiamo poi Augusto Bergamino, detto Bergamino primo, perché anche i suoi fratelli hanno giocato.
È stato cavaliere di Vittorio Veneto perché ha partecipato alla guerra come autista, fu scelto dal Genoa, sua squadra del cuore, dove ha sempre giocato, per portare il Gagliardetto alla cerimonia di inaugurazione del Milite Ignoto per conto del Genoa. Era un giocatore molto classico, e la classica ala arrivava fino sul fondo e poi dal fondo crossava in mezzo. Tecnico e veloce. Poi abbiamo la figura di Ticozzelli. Ticozzelli merita un approfondimento. È un giocatore che ha giocato nell'Alessandria, era un terzino con un rilancio molto potente, ma soprattutto è un personaggio che ha vissuto tante vite, perché è stato anche un ciclista. Lui faceva ciclismo per tenersi in forma. E Ticozzelli, quando nel 1926 partecipa al Giro d'Italia, che è una cosa che, se ci pensate oggi, è incredibile pensare a un ragazzo che partecipa al Giro d'Italia da calciatore. E quando partecipa al Giro d'Italia fa solo tre tappe, per la sua un'avventura incredibile. Nella terza tappa va in fuga, stacca gli altri di un'ora, era indietro in classifica generale, ma non aveva una squadra, lui si era iscritto come indipendente, quindi non aveva nessuno che gli garantisse rifornimenti. Ha un attacco di fame e sapete cosa fa? Si ferma al ristorante, si mette però su un tavolino fuori per aspettare anche gli altri, vedere quando arrivano, e quando arrivano riparte. Arrivato verso la fine della tappa, un motociclista causa un incidente in cui cade. Tra l'altro lui correva, e anche questo è affascinante, con la maglia del Casale, perché io vi ho detto che Ticozzelli gioca nell'Alessandria ma poi gioca anche nel Casale. Ho controllato che fosse ancora l'Alessandria nel momento in cui giocava in nazionale, e lui vestiva perciò la maglia Casale nera, e sostiene che il motociclista avesse antipatia per il nero per motivi politici e perciò l'avesse fatto cadere per quello. E Ticozzelli con questa maglia nera ha dato origine alla tradizione della maglia nera dell'ultimo classificato al Giro d'Italia. Tra l'altro fu costretto al ritiro. Parteciperà alla guerra d'Etiopia, pluridecorato a livello militare, e diventerà proceco in occasione della guerra d'Etiopia, ma nonostante questo lui sarà ancora appassionato di calcio, si farà portare allo stadio dei parenti. Immaginate un cieco allo stadio con i parenti che gli descrivono quello che sta succedendo. Quindi il calcio, quando è proprio una malattia che ti colpisce e non puoi farne a meno. Abbiamo poi una figura che anche questa è una figura che merita di essere raccontata, che è Angelo Cameroni, detto Arturo, portiere, definito uomo di gomma o palla di gomma, e potete immaginare perché, trattandosi di un portiere, che giocava nel Legnano e che avrà la caratteristica di essere uno dei primissimi allenatori della nazionale italiana rugby. Come vedete, c'è spesso questo discorso del mescolare sport diversi. Abbiamo poi Ermanno Ebi. Ermanno Ebi è un altro personaggio importante, giocava nell'Inter, era uno svizzero naturalizzato, ha partecipato alla guerra con l'Italia, era un interno che segnava tanti gol anche perché era forte di testa, però al tempo stesso era molto elegante, tanto che l'avevano soprannominato signorina, perché all'epoca, se eri un giocatore elegante, un po' sulle punte nel giocare, che giocava un po' di fioretto, ti chiamavano così. Poi c'era Cesare Lovati. Lovati, giocatore del Milan, alto 1,70 m, a differenza di Aebi, non tecnico, ma gran battagliero, gran combattente. E lui è particolare perché è nato da una famiglia italiana, ma a Buenos Aires, quindi in sostanza in Argentina. Questi sono i ragazzi che scendono in campo per la partita. Una partita tesa, una partita difficile. Sotto la guida dell'arbitro Förster, lo svizzero, le squadre scendono in campo e l'Italia nel primo tempo è solo in faccia. Il sole nel secondo tempo si ritirerà, quindi i francesi non avranno questo problema. Sin dal via ci si accorge che l'Italia è più forte, perché la Francia ha un buon attacco, ma non ha mediana e non ha una buona difesa. E gli azzurri, che peraltro giocano in bianco, iniziano a farsi valere. Cevenini terzo colpisce subito un palo e poi firma il gol dell'1-0 su suggerimento di Aebi. Aebi raddoppia dopo una combinazione con lo stesso Cevenini, e siamo solo al 18esimo, nemmeno un minuto, e sugli sviluppi di una rimessa in gioco Cevenini fa 3-0. 20 minuti, l'Italia vince 3-0, il pubblico è in delirio. I francesi però non ci stanno, sono combattivi, perché in attacco hanno qualche cosa di buono. Ticozzelli fa fatica, viene saltato in dribbling più volte. Carcano fa fatica a trovare la posizione, sta troppo vicino agli attaccanti. Cameroni commette qualche errore e un tiro di Nicolà sorprende Cameroni e siamo 3-1. Ancora Bird da lontano e siamo 3-2. Gli azzurri riprendono in mano la partita. Bergamino primo, che la stampa definisce discusso perché la sua convocazione aveva suscitato comunque delle polemiche, dribbla
e fa assist come suo solito, sono le sue caratteristiche, per Brezzi che firma il 4-2. L'Italia non è ancora padrona della partita come lo sarà nel secondo tempo, infatti la Francia riesce ad accorciare sugli sviluppi di una punizione, Bard ancora calcia al volo e siamo 4-3. E si va al secondo tempo, e nel secondo tempo le cose sono migliori per l'Italia. Gli azzurri sono più padroni della situazione e Brezzi firma il gol del 5-3. Poi è il momento di Aebi, su azione in cui Brezzi ha ancora un ruolo e il portiere avversario non esce bene e siamo 6-3. Ancora l'Italia non si ferma, per quanto i francesi quando scendono in attacco siano sempre pericolosi, ma quando l'Italia poi attacca sono dolori per la Francia. Berardo fa gol ma viene annullato per fuorigioco. Ci sono tanti fuorigioco. La Francia adesso prova una tattica del fuorigioco e il loro portiere non trattiene un tiro di Berardo e arriva anche il settimo gol degli azzurri. Lo firma ancora Aebi da opportunista dell'area di rigore. Segna ancora l'Italia con Carcano e siamo 8-3. Ci sono dei fischi del pubblico perché l'arbitro decide qualche punizione contro gli azzurri, anzi contro i bianchi, stiamo giocando in bianco, e il pubblico non la prende molto bene e fischia. E qui succede una cosa che io quando l'ho letta sono letteralmente esploso a ridere, oggi sarebbe impensabile. L'arbitro Foerster, che deve essere un po' permaloso, si arrabbia e se ne va a bordo campo. Una scena tipo io non arbitro più. Per convincerlo a rientrare. Una bascheria dei dirigenti italiani, si convince il pubblico ad applaudirlo e rientra in campo. Si va avanti, gol di Brezzi 9-3 e poi volata finale di Dublin per il 9-4. È una vittoria con un record di gol, perché questo 9-4, 13 gol, è una delle partite con più gol nella storia nazionale italiana, senza dubbio. E è una vittoria che dà soddisfazione, che dà entusiasmo, che riporta quel clima di voglia intorno alla nazionale italiana. È una nazionale che ha dato anche spettacolo, anche se l'avversario aveva i suoi limiti. Nella valutazione dei giocatori, come detto, eccezionale De Vecchi, come al solito, è uno dei giocatori più bravi che ha l'Italia. Ticozzelli e Carcano sono cresciuti nel secondo tempo, dopo un primo tempo in cui vi ho detto qualche difficoltà l'hanno avuta. Molto bene tutta la linea d'attacco. Anche Cameroni è cresciuto nel secondo tempo, ma nel primo aveva fatto oggettivamente un po' fatica. È una nazionale che deve ancora riprendere confidenza, che deve migliorare, ma è una nazionale vincente. E poi soprattutto siamo tornati a giocare a calcio. Io credo di avervi detto tutto, mi sembra un racconto anche molto esauriente. Vi invito a andare a visionare i video precedenti della playlist e troverete tante curiosità sulla storia della nazionale e piano piano arriveremo fino ai giorni nostri. È la grande storia della nazionale italiana. E con questo vi saluto.